Ciao belli, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi invece vi porto un'idea nuova, è quello che è arrivato l'estate, è arrivato il caldo e quindi può capitare che andiamo di viaggio o andiamo a casa di qualcuno o per qualsiasi emergenza andiamo alla casa della nonna e dobbiamo lavarci i capelli ma non abbiamo assolutamente nulla dei nostri prodotti abituali per poter trattare, lavare i nostri capelli ricci e quindi io vi porto la soluzione. Una tecnica che ho imparato, mi è capitato varie volte che magari vado in hotel, mi dimentico di portare le cose, e succede qualcosa, non so, vado a ballare e finisco a dormire a casa di un'amica e quindi non porto con me i prodotti miei per lavare i capelli, per trattarli. Scusate la voce, un mese e mezzo che sono così, comunque. E non sapete cosa fare. Guarda, io ho trovato la mia tecnica, quindi per la gente se vi piace il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. Quindi soprattutto vado a lavarmi i capelli, io mi sto qua il mio adorato balsamo che lo pago 1,50 euro, infatti c'ho l'altra bottiglietta pronta già, quindi io con questo lavo i capelli, non uso il shampoo, uso solo il bicarbonato. E li lavo, il bicarbonato lo metto nel cuoio capelluto e metto il balsamo sui capelli bagnati, li pettino usando qualsiasi tipo di balsamo. Vado a lavare i capelli, ci vediamo fra un attimo. Allora, ho lavato i capelli, ho usato solamente il balsamo. Adesso andiamo per cura styling. Metto, ripeto, qualsiasi balsamo che avete. Ho pettinato ovviamente i capelli sotto la doccia, io li pettino sempre sotto la doccia, c'è persone che li pettinano dopo, io no. Qualsiasi pettine, io ho il pettine marocchino, l'importante è che i capelli devono essere bagnati. E prendete qualsiasi crema per il corpo che avete. Cioè io ad esempio ho questa qua della Ritual, ho questa qua, la Nivea, qualsiasi crema che avete per il corpo. Io approfitto, uso un po' di Ritual perché cali, entriamo nel mio. Così mi lascia i capelli belli profumati. Allora, metto un pochino, scaldo e metto nella parte finale dei capelli. Ok, adesso cominciamo con il styling. Come vi ho detto, qualsiasi pettine. L'importante è che i capelli sotto la doccia sono belli pettinati e cominciamo con il nostro styling. Non ho nessuna, solo questa per legarli, vediamo se riesco. E andiamo, pettine, pettinate e prendete, ripeto, qualsiasi pettine, sembrerò ripetitiva perché è così, lo passate sul bordo, così, lo passate sul bordo. Passate sul bordo e con le dita le separate così. Ok, un'altra ciocca. Ok, la forcina. Riesco a prendere, allora questa ci metto un pochettino di crema, un puntino solo, ok, il pettine teniamo prima normale e poi prendiamo le ciocche dalla parte sotto così e grattati, vedete?
così, passando il bordo. Qua idem, così, e il bordo, e li separiamo con le dita. Se avete ad esempio la vasellina sarebbe l'ideale, però se non ce l'avete fa niente. C'ho delle occhiaie che fanno schifo. Cioè, l'unica cosa che mi dà fastidio proprio sul mio viso, vabbè, il naso è evidente, però non mi va di operarmi, e l'occhiaie. Poi adesso arriva l'estate. Vi ricordo che io qualche anno fa ho fatto il trattamento con l'acido ialuronico per le occhiaie, però purtroppo dura solo un anno, e dovresti rifarlo un'altra volta. Guarda, sto mettendo i soldini da parte per rifarmelo. La miglior cosa che ho mai fatto per me. Se avete la possibilità e avete le occhiaie come i miei, cielo profonde e scure, fatelo. Se avete la possibilità economica, ragazzi e ragazze, fatelo, perché veramente ne vale la pena. Perché io mi ricordo quell'estate non ho mai usato il fondotinta, mai. Mettevo la terra, guardate che belle, mettevo la terra e basta. Non mettevo nient'altro, era bellissimo, però costa, perché io l'ho pagati 350 euro, erano due fiale incluse, perché paghi per quello, sono andata da questa perché era un chirurgo, paghi la cifra 350 e incluso può essere una fiala, o possono essere due, dipende da quello che ha bisogno il tuo viso. Ci sono tanti altri che costano sul 280-290, spengo la stufa, e ti fanno fare solo una fiala, e il medico c'è solo una volta alla settimana. No, io ho preferito andare da questa, perché comunque, a parte che mi trasmetteva sicurezza, e poi soprattutto che era un chirurgo, fondamentale andare da professionisti, soprattutto quando si tratta di toccare il viso, né estetiste né niente, da medici. E mi sono fatta fare questo trattamento, guarda, era bellissimo. Comunque stavo dicendo, erano 350, comprese due fiale, le mie. Magari solo una è sufficiente, però incluso. E poi incluso il pigmentazione, che ti fanno un'iniezione di pigmento sotto questa parte qua, che la schiarisce. Perché il problema mio era che erano profonde e scure. Quindi ti risolvono il problema di profondità con l'acido ialuronico. E poi ti tolgono cambiano il pigmento con questo pigmentante. Mamma, che meraviglia! Lo rifarei. Però bueno, un pochino di crema. Aspettimo. E qua faccio sempre così. Così. Ok. Guardate come sono belli. Ripeto, potete usare qualsiasi pettine. Ecco, guardate che belli. Ok. La parte di qua.
e anche un styling abbastanza veloce. Guardate, e adesso vi separo la parte davanti con l'avanti con le dita, un po' di crunch. Se avete della vasellina sarebbe l'ideale, se ce l'avete, se non ce l'avete non c'è problema. Io la parte qua sotto si è seccata, le do un altro po' di crema o di balsamo direttamente. Un po' di rock and roll. Adesso vado a passeggiare con Cali, li lascio asciugare alla natura, al naturale. Mi uscivo. Ora quasi sono seccati, gli do una passata con il pettine, guardate che belli, che qua sotto, pettine e via. Toccate comunque, il segreto è quello sempre di toccare i capelli, dove si sono ancora asciutti, li sentite asciutti, non li mettete la crema direttamente o li passate col pettine. Guardate qua che meraviglia. E li separiamo. Anche qua, vedi qua, io li vedo molto asciutti. Passo il pettine, guardate. E li separo. Vediamo gli altri. No, le vedo bene tutto. E adesso vado a portare la mia bimba a fare la passeggiata e vi faccio vedere il risultato finale. A dopo. Passeggiando con Cale, facendo asciugare i capelli. Lei è là. Belli, ho portato Cale a fare la passeggiata e mi sono addormentata secca. Secca, che c'è un'emicrania assurda. Ho preso un ibuprofeno e quindi niente. Adesso separo i capelli perché comunque sono asciutti, l'ho fatto asciugare completamente al naturale. Facciamo l'ipotesi che non abbiamo il phon, non abbiamo per asciugare i nostri capelli. In caso, se non avete un diffusore per i capelli ricci, dunque, quando lo asciugate, li tenete, o se avete una rete, se avete quella rete per la rete da cucina, però che sia di ferro, non di plastico, anche di plastico se che non si scioglie col phon, però vabbè. Potete metterla e usare il phon direttamente. Io non ho usato il phon perché ho portato Cale fuori. Adesso vado a separare i ricci per darci volume. In caso, se non facciamo l'ipotesi che non abbiamo manco il pettine africano, con le dita, ragazze, allunghiamo le dita. Sia la parte del cuoio capelluto, come stiamo facendo un grattino alla testa, sia la parte fuori, come vedete, la parte fuori li sbattete così, come fosse state separando i ricci, così la parte esterna. Questa cosa qua io lo facevo prima, quando non sapevo l'esistenza del pettine africano, con le dita così li separiamo. Vedete, con le dita li separiamo così dall'altra parte. Come vedete, non sono per niente male. Guardate, i ricci sono bellissimi. Guarda come sono belli i ricci. Comunque domani vi faccio vedere il risultato dopo il secondo giorno, come rimangono i capelli, ovviamente usando la mia cuffiata. Me sono dimenticata di fare il video il giorno dopo, questo è il terzo giorno, dopo il lavaggio. Guardate i capelli, adesso devo uscire
E quindi vi diamo un altro tocco del ritual. Io adoro. Sempre che gli sto facendo la pubblicità, perché mi pagano, no? Un cavolo, magari. Diamo un tocco. E voilà. O li metto, ogni tanto lo faccio, e la vena in polvere. In polvere magica, spruzzo su, anche sul viso, ok, e voilà. Belle gente, se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, in frattempo mi sono fatta le unghie, vi piacciono, sono bellissime. Ciao a tutti e buona domenica.